quali sono gli sport che il CSI copre e che tutti possono in qualche modo vivere. Sì, perché tra l'altro le iscrizioni sono aperte per gli sport di squadra come il calcio a 5, il calcio a 7, la pallacanestro e la pallavolo mista e femminile, e poi abbiamo anche gli sport individuali come il podismo, lo sci, il ciclismo, tantissime attività che in qualche modo ricoprono il nostro mondo, ma anche discipline innovative come il Nordic Walking, ad esempio, che sta spopolando. È una disciplina molto importante perché viene dal nord, dai paesi nordici, e in qualche modo aiuta anche le persone a recuperare la postura e a recuperare anche da infortuni. Insomma, c'è tutto uno studio scientifico dietro a questa disciplina. Diciamo che la stagione riparte con grande entusiasmo, siamo felici anche quest'anno di poter contare su un ampio numero di volontari, di dirigenti e anche di arbitri, giudici che sostengono la nostra attività, e a loro sicuramente che va il più grande merito, quello di essere un grande gruppo, una grande famiglia che si impegna per supportare il territorio attraverso lo sport.